Tempo di derby, tempo di Crotone e Cosenza. Le due calabresi di Serie B si sfidano allo Scida nel match che chiuderà la 13ª giornata di campionato. È una partita che nessuno delle due formazioni può permettersi di sbagliare. Entrambe sono affamate di punti, ne ha bisogno il Crotone, partito con ben altri obiettivi rispetto ai 12 punti messi in cassaforte nelle prime 12 giornate. La cura Oddo, dentro al posto di Stroppa, non ha prodotto ancora gli effetti sperati. Perdere il derby è un'eventualità neppure da immaginare, pareggiarlo anche. Si tratta di un derby, quindi le motivazioni aumentano ancora di più. Questa è una situazione difficile per noi, sotto gli occhi di tutti, soprattutto dal punto di vista della classifica. Io ho trovato una squadra che secondo me ha perso un po' di autostima in questo periodo, fino a questo momento, e la deve ritrovare. E questa autostima la si ritrova con l'aiuto sicuramente dell'allenatore, che ti sprona a fare determinate cose, ti convince di determinate cose, di uno staff intero e i risultati. Non può permettersi passi falsi neppure il Cosenza di Braglia, seppur con altre ambizioni rispetto ai cugini pitagorici. Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite e il terzultimo posto in graduatoria non lasciano scampo ai lupi, che allo Scida potranno contare però su 2000 tifosi. Ci sarà sicuramente una festa, ci sarà lo stadio pieno, ma noi dobbiamo far punti a tutti i costi e sperare di portare a casa una vittoria. Loro stanno passando, hanno cambiato l'allenatore, non stanno passando un ottimo periodo, però sappiamo che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, mentre noi siamo una squadra attrezzata per lottare per la salvezza. Comunque ci giocheremo e vedremo cara la pelle sicuramente. Oddo recupera Martella e Marchizza. Braglia deve rinunciare a Dermacu. Fischio d'inizio alle 21. Arbitra il signor Marchi di Bologna. Alessio Bumpasso per la CNews 24.